Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, bilancio di previsione 2021. Possibilità dell'ente comunale di Agropoli di mettere in vendita immobili di sua proprietà. Nell'ultimo consiglio comunale è stata approvata la proposta di vendita di alcuni immobili del comune, tra questi l'ex sede del Forum dei Giovani, per un valore di circa 100.000 euro. Questo è un argomento importante, propedeutico poi per la redazione e l'approvazione del bilancio di previsione 2021. Riguarda la possibilità che viene offerta in base a questo provvedimento legislativo del 2008 che riguarda gli enti che, qualora siano in possesso, abbiano la loro disponibilità dei beni che non siano utili a quelli che sono gli scopi e quindi siano classificati nel patrimonio indisponibile, di poterli mettere in vendita, quindi e che i proventi di queste alienazioni poi possono essere destinate ad opere di investimento. E nella proposta sono elencati i beni, sono in buona parte gli stessi anche dell'anno scorso. L'anno scorso siamo riusciti, rispetto all'elenco dell'anno scorso, ci sta un bene in meno che si è riusciti fortunatamente a far sì che i privati se lo potessero acquistare, e che hanno dato una disponibilità finanziaria non indifferente all'ente. L'augurio è che anche con quest'anno possono entrare nel bilancio dell'ente delle disponibilità che poi l'ente potrà utilizzare per spese di investimento. Pertanto se ne chiede l'approvazione. Sono quindi in vendita dei beni comunali che i privati possono acquistare. Mi sembra che c'è il locale pure in via Pio X, dove era prima la Proloco, la sede della Proloco. Sì. Quindi si vende anche quello. E vabbè, nasce spontanea una riflessione, no? Vendiamo il locale, sembra 3.000 euro al metro, quindi si ricava 100.000 euro. Poi però vedo che il patrimonio comunale, quello, i beni che noi abbiamo e che diamo in fitto, lì poi, cioè io dico, no? Io parlo da imprenditrice, ma forse non solo, sono imprenditrice che non sono capace probabilmente. Se io non recupero nel patrimonio i beni che io tengo in fitto e non recupero quello che devo recuperare, perché non sei riuscito a trovare una dritta sul cineteatro, no? Poi è finita così una bolla di sapone. Santo Suosso diceva, ora ti faccio vedere, prendiamo le chiavi, facciamo qua, facciamo là, invece poi è finito tutto in una bolla di sapone. Quindi non si sa né i soldi che si sono stati recuperati, se si devono recuperare, però vendiamo un locale in un'arteria principale che è via Pio X e che il comune va a vendere per... Ovviamente mica vendete per fate beneficenza, non è che quello lo regalate. Quindi perché il comune possa, respirare di più, entrano dei soldi. Allora io dico, questa è la cattiva gestio, perché da qua io ho un patrimonio che non riesco a gestire. Poi vendo però altri locali, ma chi se il comune d'Agropoli andrà in fallimento così? Cioè che facciamo? Poi arriverà che ci venderemo anche queste stanze qua dentro. Cioè scusate, ma che gestione è questa? Portate i conti. Allora vediamo le entrate dei beni che noi abbiamo, diamo in fitto. Cominciamo a fare, allora volete fare la commissione, commercio, questo, ma quelle, perciò gli assessori qua non esistono, assessore alla sanità, perché l'ospedale non si può parlare, tranne andare in televisione, dice abbiamo salvato a quelli, non si può parlare di commercio perché giustamente ci sono i problemi, non si può parlare di turismo perché gli spiagge, lì poi c'è da ragionare sulle concessioni, quelle temporanee e tutti i problemi pure là. Questa è la cattiva gestione e quindi è una vergogna che vendete un locale di 33 metri, che avete spostato la sede lì al Palazzo Civico, mi sembra, e poi parlate di cresce il turismo, cresce qua, ma se state vendendo pure un locale in via Pio X per 90.000 euro, ma con tutti i soldi che passano su un ente comunale di 23-24.000 abitanti, avevate bisogno di vendere il locale, che poi là si deve seguire il bando e tutto quanto, perché è un locale ovviamente su un'arteria principale. Ma io voglio le risultanze dei beni che avete ceduto in fitto, voglio i risultati, ma li voglio qua, non è che devo salire e scendere le scale, mi dai questo, mi dai quello, poi un giorno ti danno un saldo, l'altro giorno, io in due giorni ho avuto due saldi del cinema, no, dice no, questo no, dammi qua, questo e quest'altro, cioè ma che vendiamo al mercato? Vendiamo frutta e verdura,